Nel corso della puntata del GF VIP di ieri, Alessandro Cecchi Paone ha puntato il dito contro Jane tirando in ballo anche il figlio. Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello VIP 3 in onda su Canale 5, abbiamo visto che si è tornato a parlare della storia d'amore che sta nascendo in casa tra Jane Alexander ed Elia Fondaro. I due, ormai, sono sempre più vicini e non si nascondono più, vivendo la loro storia alla luce del giorno. Tuttavia nel corso del serale, Alessandro Cecchi Paone si è scagliato duramente nei confronti di questa nuova coppia e in particolar modo contro la bella Jane, arrivando a dire che stava dando un pessimo esempio a suo figlio che la sta guardando da casa. Il figlio di Jane Alexander mette a tacere le polemiche nate al GF VIP. Nel dettaglio, infatti, Alessandro Cecchi Paone ha ammesso di non gradire per niente le effusioni bollenti in casa tra Jane ed Elia, affermando che, secondo lui, il ragazzino non starebbe apprezzando per nulla il comportamento di sua mamma e che vedere tali effusioni piccanti in casa creerebbe non poco imbarazzo alla ragazzina. Accuse che sono state prontamente rigettate al mittente da parte di Jane Alexander, la quale ovviamente non ha gradito il modo di comportarsi di Cecchi Paone e soprattutto queste conclusioni affrettate riguardanti la sua vita privata. Come se non bastasse, poi, l'attrice ha dovuto fare i conti proprio con l'addio di Elia Fondaro, che ieri sera è stato eliminato dal pubblico del Grande Fratello VIP, il quale ha preferito salvare Martina Andi e Ivan Caccagno. GF VIP, il figlio di Jane comincia a seguire Elia Fondaro su YouTube. Tuttavia al termine della puntata di ieri, ecco che in molti hanno notato il gesto del tutto inaspettato da parte del figlio di Jane Alexander, il quale sui social ha voluto replicare a modo suo alle polemiche e alle accuse che erano state mosse contro la mamma da parte di Cecchi Paone. Il ragazzino ha cominciato a seguire Elia Fondaro su Instagram e in un certo modo ha dimostrato di essere vicino a sua mamma e alla nuova scelta sentimentale che ha fatto proprio all'interno della casa più spiata d'Italia. Un gesto che forse non piacerà ad Alessandro Cecchi Paone ma che sicuramente renderà contenta mamma Jane, la quale al momento non è ancora a conoscenza di tale gesto. Intanto Elia Fondaro, fatto fuori dalla casa di Cinecittà, potrà fare chiarezza su questa storia d'amore e spiegare realmente cosa è successo e quali siano i suoi sentimenti nei confronti dell'attrice. Tra i due è vero amore oppure soltanto finzione in favore di camera?